Continuano le manifestazioni di beneficenza a favore del piccolo Chicco. Mi trovo al Parco Stella del Mattino di Vallo della Lucania in occasione del concerto di beneficenza Forza Chicco. Benvenuti a questa particolare, anche se a quanto pare fredda, serata, che vede uniti sullo stesso palco, in questa splendida cornice, numerosi e, consentitemi, tra i più bravi e noti artisti cilentani. Ebbene sì, noi stasera ci abbiamo messo l'anima e il cuore per Chicco e il bilancio lo daremo a breve, anche economico, il tempo di fare due conti. E, è stata una serata fantastica, il calore dei ragazzi, dei musicisti, degli artisti è meraviglioso, hanno abbracciato questo con tanto amore Chicco, il suo percorso, e noi siamo sempre pronti ancora a combattere insieme con lui. Ci tengo a sottolineare perché diciamo è un'anteprima, questo evento a Vallo della Lucania è soltanto l'anteprima di quello che avverrà poi a dicembre. Stiamo già lavorando per un nuovo evento, sempre per il nostro Chicco, perché ovviamente non ci sono mesi o giorni stabiliti per poter raccogliere economicamente e unirci, ecco, per lui. Primis l'associazione Antiqua Saxa, di cui io sostanzialmente rappresento, e l'associazione Crisalide, l'associazione Anna Laura, la casa di Anna Laura, la Proloco, l'Istituto Goetre, e soprattutto un ringraziamento molto particolare va al comune di Vallo della Lucania, che ci ha supportato in tutti i sensi. Voglio ringraziare anche il nostro service, che ormai ci sta accompagnando nelle diverse tappe, Cobra Service, un ragazzo spettacolare che davvero offre tutto questo in tutte le manifestazioni. Voglio ringraziare voi, Cilento Channel, perché è veramente tanto tanto presente sempre, e se mi consenti io ringrazio ogni singolo artista. Chicco non si perde uno spettacolo, sia chiaro, lui è in video con la videochiamata, quindi vede lo spettacolo dall'inizio alla fine, lui dorme il pomeriggio e poi la sera è con noi in videochiamata, lo vuole vedere, anzi è felicissimo, per cui è importante la partecipazione anche fisica a questi eventi, perché si dà forza.